Chiediamo perdono al Signore delle nostre colpe per poter compiere il cammino dell'Avvento con cuore rinnovato. Signore Gesù, sorgente della vita, vieni a colmare la nostra sete e a liberarci da ogni cattiveria e da ogni egoismo. Signore della Cristo Gesù, germoglio di giustizia, rialzaci dal nostro peccato e infondi nuova forza ai nostri passi. Cristo pietà, Signore Gesù, luce del mondo, vieni a diradare le nostre tenebre e a cambiare i nostri cuori. Signore pietà, Dio benevolente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, il nostro Salvatore. Egli è Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Perché egli è il
abbiamo quindi tanta speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione mi concita di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo. Accoglietevi perciò i tuoi diavoli, come anche Cristo accorse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse di Padre. Dei genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti goderò fra i genti e canterò inni a tuo nome. Parola di Dio. Qualcuno più forte, qualcuno più potente, qualcuno più capace, ecco di noi.
Quindi Cristo Gesù continua a proporci la salvezza, ma tocca a noi far posto al suo dono. L'uomo non ha posto le condizioni perché il regno di Dio, instaurato da Cristo, sortisca i risultati anche nel regno. Perciò urge una svolta, ecco, nella vita dell'uomo. E questa svolta la dobbiamo fare noi, la dobbiamo compiere noi, quella che viene chiamata la conversione, di cui il Battista si fa anche per noi all'altro, si fa promotore, grida all'epoca del deserto. Ecco, per questa conversione, a tutti coloro che lo ascoltano, alcuni aspetti di questa conversione, e io credo che bisogna scendere anche a concreto quando si parla di conversione. E ci vengono espressi anche dalla lettera che abbiamo ascoltato dell'apostolo Paolo. Quali sono questi aspetti? Beh, innanzitutto l'ascolto della parola di Dio. Dobbiamo essere attenti, soprattutto in questo periodo, la preghiera. Poi non dobbiamo dimenticare la preghiera, e l'apostolo Paolo ci raccomanda anche la discendevole accoglienza, il discendevole così rapporto umano, scendevole soprattutto per loro. Ecco, queste direi sono alcune aspetti molto coinvolgenti, ecco, della vita del cristiano, e noi dobbiamo seguirli, altrimenti dovremmo dire l'apostolo Paolo ha scritto in vano. La voce poi, ecco, di Giovanni Battista si fa sentire anch'essa imponente in questa domenica, a preparare la via al Signore e a convertirsi. Bisogna preparare la via del Signore che viene portando con sé giustizia, salvezza e pace. Aspetti caratteristici, ecco, di questo avvento, di questo periodo dell'avvento, del messaggio soprattutto che Giovanni Battista vuole. Sì, abbiamo sentito che in questo periodo dobbiamo anche vegliare, dobbiamo scuoterci dal sonno, non ho più il tempo, ecco, di stare a giacere così a dormire, ma dobbiamo anche vegliare. Occorre convertirsi nel cuore e nella mente. E San Giovanni Battista, il precursore, parlando ai suoi contemporanei, non fa altro che gridare e invitarli a convertirsi. Ma ci chiediamo anche noi, perché quando si parla di conversione, logico, anche noi ci domandiamo, ma a che cosa dobbiamo convertirci? E noi siamo cristiani, noi ci sforziamo così, ecco, di vivere e di mettere anche in pratica gli insegnamenti di Cristo. A che cosa, ecco, dobbiamo convertirci? Beh,